Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Clan Apostoli. Io sono Rebel Emperor e sono qui con voi per trasportarvi in quella che è la mia modalità carriera in FIFA 19. Torniamo con il buon Giovanni Apostolo e il suo Betis Siviglia in una posizione di classifica direi incredibile. Neanche nelle mie più rose aspettative avrei potuto immaginare che dopo quattro partite saremmo stati primi a punteggio pieno con una partita in meno. Abbiamo fatto una valanga di gol, ne abbiamo subiti diversi e siamo riusciti anche ad ottenere un soffertissimo primo successo in Europa League che ci consentirà di stare un pochettino più tranquilli, perché non aver vinto quella partita avrebbe significato sicuramente avere un sacco di problemi, perché ad esempio adesso è in Europa League, avremo il Milan e con subito dopo la partita molto difficile in campionato dell'Atletico Madrid e dovremo affrontare quindi il Milan con un bel po' di turnover. Cercheremo di strappare quantomeno un pareggio. Ma prima di concentrarci sull'Europa League, ci aspettano due abbordabili partite di campionato che potrebbero ragionevolmente proiettarci ancora più legittimamente al primo posto in classifica, perché queste partite qua, Girona e Leganés, dobbiamo riuscire a racimolare 3 punti. Allora, andiamo su gioca partita. Allora, io direi che a questo punto potremmo direi di non fare turnover questa partita qui, ma di affrontare i nostri rivali del Girona con la miglior formazione possibile, con il nostro modulo consolidato. Contro il Leganés, che saremo anche in casa, faremo sicuramente un bel turnover. E non perdiamoci in scemenze. Abbiamo abbassato la durata delle partite a 6 minuti, difficoltà, come potete vedere, sempre Ultimate. Dicevo che nonostante, insomma, questo livello di difficoltà, siamo riusciti ad andare mo molto molto bene. Ho avuto dei problemi nel torneo precampionato, sarà che mi dovevo abituare al gioco, ai giocatori, al nuovo livello di difficoltà. Al torneo precampionato non è che ho fatto benissimo, un pareggio con l'Eintracht Francoforte, poi una sconfitta sonora con il Napoli, una vittoria abbastanza roboante con una Lazio, però in partita di riserve, poi una vittoria Estamos en sofferta con l'Inter in Opini, semifinale e poi el estadio del la fútbol sconfitta di nuovo in Opini. finale con il Napoli, che è la Bienvenido nostra bestia Antonio, nera che fino a emozione questo momento. ascoltarle. Paco, Quindi non mi todo aspettavo di tuyo. vincere 4 partite su 4 in campionato, se poi teniamo conto Va a che empezar el ho partido incontrato Girona, che si Valencia e vedrà Siviglia nel davanti. derby, Por fin hubo è jugada tutto molto più blanca, por fin ya importante. se fichó, por fin va a Di queste debutar 4 partite in Paco. Un campionato, jugador 2 sono state ganador abbastanza ofensivo sofferte y e 2 sono state tiene muchas ganas de ver porque puede in darle discesa, segundos piuttosto de in discesa sin da calidad. subito. Molto sofferta il derby di Siviglia, González, algo que dove ha per un visto en el equipo momento visitante. era ormai Vaya rassegnato quasi la inicio de sconfitta, temporada per en poi este trovare equipo, il Manolo. gol Si della esto vittoria sigue así, proprio nei minuti incluso finali. podrían atreverse a soñar con algo más que E molto simplemente sofferta è stata la clasificarse para partita la con l'Alavés, Champions. dove ero Ahí comunque ero pueden in ver la vantaggio di 3 o alineación por 4 este gol, adesso non motivo del ricordo, equipo ma poi mi sono local. fatto quasi rimontare Paco, qué con degli bien que hoy este Eurogol equipo sale a jugar un fútbol muy di defensivo. giocatori vari Cuidado dell'Alavés perché che mi la hanno un po' spiazzato. formación. La partita in 5 Europa atrás, League ho 4 fatto un medios sacco di arriba. La turnover rotación e de stavo Lopez será pagando questa fundamental scelta, para però sorprender Manolo, porque si no, aquí no alla ataca ni fine el tutto tanto. si è risolto, è andato per il meglio. Vittoria fuori casa in Svezia per 3-2 contro l'Elfsborg. Non importa come e quanto si vince, l'importante in Europa League è vincere e Che ci ritroviamo già battaglia 3 tiene punti. como Ma ora favorito l'equipo concentriamoci su questo visitante en este Girona, perché il nostro encuentro. motto è: se Bueno, puede Paco, e sale se con el vinciamo questa clásico partita, con el andiamo a sistema habitual 15 del punti 4-3-3. Es una in 5 táctica partite. ofensiva, así que imagino que hoy pondrán en aprietos a su rival Manolo. Vedete un po' voi, a livello Ultimate. Squadra che vince per adesso non si cambia, anche se a breve dovrò comunque inventarmi un modulo Está claro que el primer capace elemento que se comunque lleva di Montilivi en farmi primera giocare zona con la le due victoria punte, contra el sarà Bria Madrid. Martinez Qué insieme, quindi dovrò análisis el rivoluzionare un charme, po' Paco. A tutto. mí me encantó E la potrebbe charla de essere Paolo Maccino en che el vestuario al final per del far giocare di partito, più ni el Martinez equipo ni la sacrificherò i miei afición esterni, che sono olvidarán molto ese utili día alla causa, jamás. ma forse taglio a parte, nessuno è indispensabile. Ci siamo, fischio d'inizio. El balón con Non so perché mi è ricomparso il trainer. Postazioni. Seleziona lato. Chiesa tradizionale. Sì, ok, ci dovrebbe essere tutto. È un po' che non gioco, e quindi magari sono un po' freddo, potrei trovare delle Voy a saludar el difficoltà. partido, está en Vediamo. marcha. Vediamo. Subito Inui, uno dei miei preferiti. Udebus. Sì, Excelente per pase de Sanabria. Oh, espacio. non ci Rechazo posso fuera credere. de Dopo 1 palo. minuto e 42 riuscivamo già quasi a mettere la palla in sacco.
Bravo Budebu, bravi tutti, bravo Ino a recuperare la palla e bravo anche Sanabria che comunque con il difensore addosso era già riuscito a mettere segno una bella conclusione. Klosterman, dai, meglio Inui, forza. Anche tu Klosterman, questi passaggi, Cristo. Dai Inui, forza. Se vuoi mantenere il posto da titolare mi devi dare tanto anche a livello fisico. Voglio fisicità io in questa squadra. Come Feddal. Jugará el equipo contrario. Mamma mia, Budebu. Budebu c'ha una Carvalho. classe che è immensa. Alberto. Se la devuelve. Mueve bien Sanabria. el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Molto chiusi loro, eh. Escono anche bene Perito. palla al piede. Non Estuani. credo che saranno particolarmente pericolosi davanti per tutta la partita, ma un gollettino a questa difficoltà qua Carvalho. ho notato che lo prendo sempre. Ojito, que esa acción tiene buena pinta. Está en situación de colocar un buen pase. Carvalho di testa è pericolosissimo, guardate come sale. Sufriendo ahora presión. Sì. Sanabria. Budebu, ma Budebo. si allunga Lanza con ancora destro per aquí la il portiere porta. malefico. Tiri non irresistibili, ma molto angolati. Atención, saque de Peccato banda la che sono pelota, dei tiri tocando molto uno de lenti. los contrarios. Carvalho qua poteva far meglio, un po' lento. Buon passe buscando la Attenzione! spalla Sì che lo recuperi defensiva. Moreno, sì che lo recuperi. Non Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. dobbiamo esporci a questi contropiedi. Sento un po' di Pero ruggine, non so se nelle mie acaba de mani o evitar nelle un gambe dei gol. giocatori, ma Inui. Sanabria. A Sanabria, bella questa ver palla se per la dan la Tello. espalda en la zaga. La pone al hueco. Ojito al Ah, disparo. non dovevo Era tirare, la non dovevo mano che tirare. queríamos haber Dobbiamo visto trovare un po' le todo hasta misure. este Queste intento partite con queste d'absoluto squadre di disparo. centro-bassa Sì, che classifica pelotazo fuori más casa tonto que possono sea rappresentare un ostacolo indecisivo. tra noi e il raggiungimento dei nostri obiettivi. El pase no le sale como Non esperaba. bisogna avere fretta, tanto più adesso che le partite sono anche più corte, quindi non bisogna sprecare le poche Boudebou, azioni che avrò a che disposizione per segnare. barbaridad. Sanabria per Aquí no se Carvalho! cuela entre la zaga rival. Ah, l'ho disturbato, Es obvio que no está disturbato. orgulloso Questo de deve sí fare il mismo. girone, chiudersi bene dietro e impedirmi il più possibile di concludere in porta. Bonu, le sue due parate importanti le ha fatte. Pierde il Io balón y tiene comunque, la per il oportunidad fatto de che sono a punteggio atacar. pieno, sto giocando con una serenità che magari le prime quattro partite non avevo. Per esempio con Ramallo. l'Esborg a quest'ora avevo già cominciato a lamentarmi a ripetizione. Vaya jugada, podría ser Vada come vada. peligrosa. Granel. Ho rischiato un po', ma Carvalho. fa parte Boudebou. del gioco. Tello. Sì, Tello. Sanabria. Klosterman, Guardado. mi devi salire, però. Figlio Sigue, 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 que no hay mio. nadie. Tiro a Credo puerta. di averne Opa. steso La uno, pelota no. se va. Quello è caduto da solo, come un pollo. Boudebout. Bella questa palla di Sanabria. Inoue. Boudebout. Difficile, Estoy difficile deseando de riuscire haber visto a la bucare acción la retroguardia del hoy. Girona. Pues mira, no te voy a engañar. He tenido que ver la repetición dos veces para confirmarlo, Manolo. Siempre lo decimos, pero qué difícil y qué ingrato es ser lineal. Gracias por la información. Bello sto Visto bien passaggio, su questo è contropiede. gol! Chi è che me l'ha sbagliato? Rimonta Inui! di Questo è gol! Toglia E Sanabria ha hasta la bisogno di barra fare del qualche gol in più. Cazzo! meta. Sanabria. Non era così che volevo questo Muy bien en passaggio. defensa. Non era così che volevo questo passaggio. El Betis ve cómo pasan los Sto minutos cominciando a y el momento pensare a lo un Joaquín marca. al posto di Inui. Adai. Tanto questi su quella fascia fanno quello che vogliono. Jompe. Ci andrebbe una palla rubata. Pere Pons. Guarda come giocano. Cristuani. Sanabria. Ci va velocità in questa Boudebout. partita. Udebu Me gusta per ese balón en Inui. profundidad. Centro al área. Despeja ese centro que Sì, ma podría Carvalho, generar ma ti svegli? peligro. Pere Pons. Pau, esce, non esce. Horrible Preferisce el stare in pase porta. que acaba de hacer. Moreno.
Sanabria. Tello. Sí. Mueve el balón por las proximidades del área. Pasa la bola atrás. Non era questo che volevo fare, non era questo che volevo fare. Dai, la palla ai miei gli passa un centimetro e non la prendono. Sanabria. Allora, il computer la intercetta a instant. Bravo Klos. Tello. Sanabria. Mamma mia, com'è... È diligente il girone in difesa. Ha entrato con autorità, però con limpieza il pallone è per él. Opportunità per centrare. Va un po' di tiki taka qui. Sanabria. Cazzo! Chuta, sì, altro intervento buono di Bonu. Ultimo ristante. Come si chiama? 6 tiri a 0, ma 0-0. A uno les parecerà mucho y a otro. Muy poco. Recibido, hermano. Trata de robarla. Scusate un attimo questa interruzione. Ci siamo, ecco qua. Ma perché calci di destro lì? Allora, non mi è piaciuta questa prima frazione. Un po' di ruggine. Un bel 4-4-2. Un bel 4-2-4. Quello che ci ha permesso di pareggiarla con il Siviglia. Non è la partita di Budebu di sicuro. Manovra veloce, pressing costante, torna in area, tutti. Faccio 45 minuti col fuoco. Mi spiace che Ino abbia sbagliato quel passaggio perché Sanabria avrebbe segnato. Come detto, ha bisogno di sbloccarsi. Comienza la seconda parte in Montilivi. Male, male sto passaggio. Chissà perché fanno sti passaggi del cazzo ogni tanto. Inui. È inspiegabile. Carvalho. Recupera il pallone, a ver chi hace ora con él. Ma Klosterman sta per uscire, veramente. Madre no, mia, non riescono a fare un passaggio, che sia uno. Male oggi, male. Oh, lo vedete anche voi che non riescono a fare un passaggio, cioè, ma un passaggio. Capisco che il girone si chiude bene, però un passaggio ogni tanto un po' più difficile. A parte quelli proprio insbagliabili. Vediamo questo. No, finalmente. Ma figura, tanto sti cross qua non entrano mai. Se dijeras che non ha giocato la prima parte, me lo creeria, Manolo. Ha partecipato muy poco nel gioco di ataque. Ah, neanche con deviazione, ma non ci credo. Corner bien sacado. Troppo sul portiere. Il portiere non sembra con Chiquita. Y mete los puños como Casus Clay. Pero ponla, hombre. Y dispara. Evitó el peligro tapando el tiro. C'è proprio impossibile trovare. Non c'è neanche uno spillo che passa. Buen pase buscando la espalda defensiva. Mamma che rischio. Gran pelota al espacio. Mamma mia come giocano questi. Catenazzari di merda. E prendo gol. Cioè io veramente devo ancora cominciare a capire come si fa a mantenere la porta inviolata in una partita a questo gioco. Non è normale che il computer ogni volta che ti arriva in area faccia gol. Dovrà esserci una parata nel mio portiere ogni tanto. Vabbè. Vabbè Carvalho anche tu. Niente da fare ragazzi. Andiamo a perdere punti col Girona. Invia perfettamente il pallone a suo compagno. Klosterman. Inui consigue bajar el balón e intenta zafarse. E c'è il subito il pareggio Carvalho, ma mi segna. Questo Carvalho qua è un mostro. Segna sempre lui. 1-1. Continua a prendere un tiro, un gol. Praticamente.
Por mi reloj, esto se ha acabado, pero ¿cuánto queda? Allora, craiare un po' serve sempre. Stop cry. Però continuano a vincere ad impalli scriptati. Lo che non sei tu non lo sa nadie, grazie Antonito. Adesso brutta partita con quella nostra, se la risolve Carvalho. Dai Pau, grande, ce l'hai fatta. È un buon momento per ricordare brevemente il seguente partito dei visitanti nella Liga Santander, che come no potranno disfrutare qui in EA Sport. Anche guardato male, male, ma male, male, questo è fallo. Oggi sta in stato di grazia, tutti i suoi passi arrivano a suo destino. Niente, i miei dormono. Buon passo filtrato. Un balon molto. Bravo Pau, e naturalmente il mio portiere fa una sola parata in tutto il campionato e fa un gol super ribattuta. Porca puttana. No parece el nuevo para nada, eh. Ya lleva dos goles y es su Vabbè. Primer partido. Comunque bella azione del Girona, niente da dire. E Martinez. A quanto pare i miei tiri non sono efficaci come i loro e i loro portieri sono più forti dei miei, perché va a aver sostituzione nel Girona. Tu che lo sai tutto di chi si tratta, Antonio. Brutta partita questa. Manolo, il giocatore già si marcia e entra il suo compagno a tratare di appoggiare il gioco dell'equipo. Grazie, Antonio, non se te scappa una. Allà va. E evita il peligro. Ho la netta impressione che questa partita sia abbastanza indirizzata, ragazzi. Via libre per ese costado. Pere Pons. Che bien lo ha hecho, ha mandato il cuero. Troppo largo. Sanabria. Certo che se continuano a sbagliarmi i passaggi. Guardate qua, in tre. Oh, che pazienza. Martinez fantasma. Carvalho. Klosterman. Buon intento. Ma vabbè, dai. Questi sono tiri che devono essere gol, non come quelle schifezze che fanno loro. Puttana galera. Dai, 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 che se puede, almeno un pareggio. Il tempo è veramente poco, io odio le partite da 6 minuti per quello. Esto está que se termina, hermano. Un quarto d'ora aproximadamente è lo che falta e lo che añada. Excelente, passa l'espacio. Sì, figuriamoci se Sanabria fa un dribbling corretto. Dai, dai. Sanabria ha visto bene il suo compagno. Non c'è niente da fare. Datemi un portiere, vi prego. Datemi un portiere. E si permette anche di uscire. Datemi un portiere, vi prego. Oh, Lopez se le sta giocando male comunque. A parte, vabbè, il secondo gol non è colpa sua. Ha fatto una bella parata. Ma il primo non mi sembrava niente di eccezionale. Comunque non avevo visto, ma il Girone ha comprato Irving Lozano, che è un grande attaccante. Che magari è stato proprio lui a segnarmi. Speran con pazienza che si produca un fallo difensivo. Cioè, vedete, è impressionante. Mi sporcano tutti i passaggi e la palla gli rimane a loro. E vaffanculo, esci Paolo Lopez, esci. Niente. Confuso, bisogna toglierlo quello lì. Comincia a finire la pazienza con quel portiere. Los minutos que restan van a ser muy emocionantes. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Dado lo ajustado el marcador y el poco tiempo que resta. Io vorrei vedere un corner che non va sulle mani del portiere, uno. E ragazzi, purtroppo, ahimè, a mio malgrado, vi annuncio che probabilmente, guardate qua che roba, arriverà la prima sconfitta stagionale per il Betis, che qua non mi è proprio concesso di giocare. Carvalho. Il balon cambia di colore. Ci proverò un'ultima azione, ma non consiga apoderarsi della pelota. Direte, non era difficile questo passaggio da far passare. Ma quasi che i miei non ne abbiano voglia. Martinez. Esta jugada può essere su ultima opportunità per empatar. Vamos, chaval. Che buona occasione. Dispara ahí.
No, vabbè. Chiudiamo in bellezza la prima sconfitta. Come avete potuto vedere, per quanto uno si prova, quando il sistema ti fa partire lo script avverso, non si entra a fare. Perché anche sto gol alla fine di Teglio, che se non sbaglio si è infortunato. 16 tiri a 3, perdiamo 2-1. Ci sta, anche per animare un pochettino la mia, come si dice, la mia carriera. Perché se vinco sempre non è divertente neanche per chi mi guarda. È un grosso guaio perché non ho fatto alcun turnover e sarò obbligato a farlo adesso. Passiamo in terza posizione momentanea perché adesso avremo comunque una partita da giocare. Sono un po' amareggiato perché veramente anche questo gol finale qua di Teglio, cioè solo da spingerla dentro. Senza contare che il mio attacco è abbastanza sterile. Andiamo, gioca partita, juega partita! La formazione rimarrà abbastanza simile. Turnover credo che lo farà in Europa League, forte anche della prima vittoria. Sanabria sarà l'unico che risparmierò. E credo che risparmierò anche la coppia di difensori centrali. Giocheranno Mandy e Sidney. Andiamo a vedere adesso, quali script fantastici usciranno. Visto che ho cambiato tutta la, praticamente metà squadra. Script fantastici, dove trovarli? Bel tiro Martinez, davvero, complimenti. Siamo in casa nostra, non ci facciamo fottere a casa nostra. Abbiamo bisogno di una vittoria per rimanere incollato alle prime. Dai, animo. Li sento già belli reattivi. Udebu, cadavere. Ecco, bravo Guardado, fai schifo. Cazzo. Sono arrabbiatissimo io per la sconfitta contro il Girona. Andiamo a perdere col Girona, ragazzi. Ma chi cazzo è il Girona? Parece che nel club sabían lo que hacían cuando ilusionaron a su afición con la Champions. De momento están cumpliendo las expectativas a la perfección. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Y vemos que siamo che non stiamo giocando contro il Leganés, ma contro il Real Madrid. Con los tres medios en línea, Manolo, y los extremos bien abiertos para dejar espacio al punta. Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. Ah, Pablo López si ricorda di essere un portiere. Un goleiro. El entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta que estará escoltado por dos mediapuntas. Silva. Eraso. Palla non l'abbiamo ancora vista, Pensa Sidney. Ma qual è il problema di questi qui che non la prendono? Non c'è niente da fare, non la possiamo prendere. La palla. Bravo Ini, l'abbiamo presa per un secondo, salvo poi restituirgliela immediatamente perché giustamente noi siamo ragazzi sportivi, fair play. Vai Martinez. Teglio. Il solito cross che non serve a niente. Simanowski. Recio. Bravo Mandy, almeno abbiamo interrotto il momentone del Leganés che era venuto a casa nostra a fare quello che voleva. Centro con pericolo all'area. Ma porco disco, madonna, ma come fa a sbagliare un gol così? No, ragazzi, script a manetta. Inui da un metro, tira fuori. Recio. Rubén Pérez. Bustinza. Dai, niente, rimpallo. Un rimpallo per noi. Bello sto passaggio. Ma cazzo ragazzi, non c'è qualcosa che non va,
i miei dormono. Stoppano male il pallone, dormono. Cristian Tello. Guardato con la pelota. Martinez. E ce l'abbiamo fatta! Finalmente, guardato! E che ansia! E che ansia! E non entrava mai sta palla. E se le lleva para contabilizarlo, gole. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Tello, va in porta, Martinez, non andare lì. Cristian Tello. Maledetto Martinez, i suoi movimenti. Maledetto. Doveva staccarsi. Guardado. Tello. Che filtro con intenzione. Centro despejado y pasa el peligro. Guardado con la pelota. Y despeja el peligro. Sto sbagliando troppi gol. Carvalho. Ma in casa nostra non ci fottete, niente da fare. Una delle rare volte che vedo Budebu perdere la palla. Ma in chiusura mandi. Anche Pau. Baragan. Busca un compagno in lavanda. Inui, figurati se non sporcano il passaggio. Guardato con la pelota. Martinez ovviamente si fa prendere in contropiede. Sta pressionando bien, la quiere ganar para su equipo. Budebu. Ma anche per Martinez non è veramente facile, ragazzi, trovare uno spazio. Questi, ad esempio, adesso mi hanno marcato in tre. Ditemi voi se è possibile, se è normale. Ne sarà qualcuno libero se tre dei loro marcano uno mio. Inui. Invece no. Martinez. Cody spara. Niente da fare. Martinez ha avuto un impatto ottimo le prime partite, adesso non mi sta piacendo. Prima Tello bastava che si staccasse per ricevere il passaggio e non è riuscito a fare neanche quello. Rubén Pérez. Y el balón. Qué gran visión de juego. Vedete, cioè non protegge palla, non è frizzante. Qualcosa che non va. Rubén Pérez. Questi giocano come il Barcellona. Juanfran. Però con Sidney non si passa. Entra in zona peligrosa. Il gol sta quasi. Ma pensa a te, Budebu gliela data troppo, troppo, troppo lunga. Hai falta e se la farà il libero diretto. Carvalho penso che abbia bisogno di una protesi. Szymanowski. Eraso. Menudo hueco le han dejado en la banda. Dai Sidney. I miei intanto sembrano decifrabili veramente. Cos'è sta schifezza? Va, vai a lavorare, va. Muñoz. Szymanowski. Han perdido la posesión. Boudebou. È una buona occasione. Va bene. Per fortuna che sono riuscito a fare quel gol sporco con Quadrado, perché non me ne entra una. Oh, gli altri giorni facevo 6 gol a partita, adesso non me ne entra una. Rubén Pérez. E se passa al hueco può hacer daño. Direi che è anche un po' fuori juego. Non so come si dica. Carvalho. Vai Moreno. Alberto. Anche te sembri un cadavere. Martinez. Sì. Sta buscando huecos alla difesa con un brillante juego de pase. Guardate quanto ci ha messo a rendersi conto che doveva ritornare sul pallone. Non ha dudato in saccarsi la pelota de encima. Ha conseguito toccare il balón, però non apoderarsi del. Va bene, il Leganés chiaramente è venuto qua per il punticino. Ma noi cercheremo di non farglielo guadagnare questo punticino. Va bene così. Tanto che Inui e Budebus mi stanno facendo abbastanza incazzare. Uno perché sbaglia passaggi che non dovrebbe sbagliare. E l'altro perché mi ha sbagliato dei gol che non dovrebbe sbagliare. Unito al fatto che Martinez dorme.
La bola va al área. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Bueno el dribbling de Martínez. Sigue, 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 que no hay nadie. Cristian Tello. Carvalho. Boudemur. Guardado con la pelota. Inui. Che espeditivo, recupera. Guardate come fanno sto catenazzo loro dietro. Simanowski. Che è snervante. Ojito che le roba la cartera. Qui vincono una valanga di contrasti e rimpalli. Inui. Martinez. Bella sta palla di Martinez. Palla difensiva. Aleja il peligro de su portería. Non se passa. Tello. Tiene espacio para centrar. Sta in una posizione che poi c'è di nuovo, guardato sempre lui la risolve, segna molto quei centrocampisti e poco con le punte, e devo capire perché si empieza a aprir brecha en el marcador. Paco, esto se va decantando, Manolo, pero sí. No hay nada dicho hasta el final. La bola vuelve a rodar y la ventaja ya sempre, direi che con un 2-0 così roboante abbiamo quasi messo un sacco la nostra vittoria. Va bene, Juan Fran, nuovo terzino della nazionale spagnola. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. El equipo visitante tiene por delante en el calendario un interesante partido de la Liga Santander, como siempre en exclusiva en EA Sport. Tiene toda la banda a su disposición. Martínez. Se la va a jugar. Ah, Martinez, Martinez, devi fare gol lì. Proglodita. Quindi sarà anche l'esordio preciso con anche William Carvalho, male oggi. Lo che non sepas tu non lo sabe nadie. Grazie, Antonito. Il balone ha quedato suelto. Vamos a ver chi se hace con él. Inui. Boudemur. Martínez. Cristian Tello. Come seguono le diagonali, molto bene comunque Leganés in difesa. Girone Leganés, ostiche. No sé Antonio che se busca con este cambio. Entran no uno, sino dos, dos jugadores. O el mister tiene la segunda. Baragán. Che cos'è sto schifo, io non continuo a non capire. Ma tirano spesso col piede sbagliato. Qua era naturale tirare di destro. El Far. Chi è questo? Oh, incazzatissimo. Rui, me parece que vamos a tener novedades. Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. Gracias, Antoñito. Le pega puerta. Naturalmente. O sembra che abbiano un telecomando che li faccia andare fuori gioco stupidamente. Necesita frescura para remontar el partido. Gracias, Antonio. Ya me contarán las novedades. Si es que las hay. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Envía hacia adelante para despejar. Adesso lo stiamo abbastanza schiacciando, ma loro vivono di queste palle sporche. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Algo se cuece en los banquillos, Ruiz. Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante. Gracias. Vamos a ver qué pasa. Va bene, complimenti per questo tiro, veramente un deficiente, un deficiente. Era más difícil fallar que marcar. Pero es que ha querido colocarla tanto que se ha descolocado el solito. Sì, Sidney, partita sontuosa dei due difensori di riserva, sto quasi pensando di... Está en estado de gracia, todos sus pases llegan a su destino. Sissoko! Ce la fa! Zitto, zitto! Trullo, trullo, Sissoko, esordio e gol. 3-0 e tutti a casa le... Oh, Martinez mi ha spaccato le balle. Non segna. Benedetto
Benedetto, Benedetto, che tu sia Benedetto. Sto ancora cercando un attaccante che mi segni regolarmente ogni partita. Sanabria e Martinez molto forti, ma poco concreti. Iba a fare una sostituzione. Sì, una sostituzione. Del campo reemplazado por su compañero que llevaba unos minutos calentando ya. De verdad, Rui, no sé, queríamos sentir. Gracias por tanto trabajo. Carvalho. Carvalho, bon debut. Non propriamente. Entra in zona peligrosa. Ah, non è Martinez, Benedetto, con il dribbling, si vede. Eraso. Bravo Sidney. Juanfran. A ver Ruiz, mira tu reloj y dime cuánto queda. Ecco Benedetto, potrebbe essere una buona occasione questa. Meno che 10 minuti antes de cumplir los 90, así que... Questo è fallo però. Niente. Nulla. Parece que la calma vuelve. Vai Baragan, non è che sei tanto meglio di Klosterman però, eh. Sì, cade da solo, ma vai a cagare, va. Menuda autopista in esa banda. Il pallone ha quedato suelto, vamos a ver. Li ha lasciati che erano dei fenomeni, li ritrovo che sono degli efficienti. Pellegrino ha solicitato fare un cambio. Guardado, capitano, me l'ha risolta lui questa partita. Udebu, William Carvalho, per Benedetto. Prese palla, serve di nuovo Guardado che non può fare nulla. Pallaccia di Benedetto. No me engañes, cuánto que el Ganes difende lo 0-3, complimenti. Bella squadra. Non voglio prendere gol, sarà la mia prima partita senza prendere gol. Se permettete ci tengo. Carvalho. Carvalho. Budebu. Continuano veramente a disturbare i giocatori del Leganés. L'unico ruolo dei giocatori del Leganés è rompere i coglioni ai miei. E Benedetto la mette! Questo voglio da lui! Rapace d'area di rigore! Golasso! Golasso proprio no, ma 4-0! Ci confermiamo la squadra più in forma della Liga, comunque sia, nonostante il capo contro il Girona, immeritato. È ingiustificato questo fallo. Andate a casa, va. A Benito Villamarin nessuno passa. Finale del partito e siamo ancora primi, seppur a pari merito. Grazie Guardado, perché veramente se non ci fossero stati i tuoi due gol non saprei proprio come sarebbe andata a finire la partita. E adesso ragazzi, il momento forse più atteso, la seconda sfida di Europa League contro niente poco di meno che il Milan. Facciamo allenare i nostri figliuoli. Comunque complimenti a Sidney e Mandy, perché comunque sia, hanno mantenuto la porta inviolata, finalmente Paolo Lopez ce l'ha fatta. Il povero Cristo, si prende due gol a partita da un po'. Abbiamo una conferenza stampa, forse è la prima volta che vi pizzico una conferenza stampa in live. Mister, voglio giocare di più, sotto fuori mi demoralizzo. Hai giocato bene e giocherai ancora. Tu cadi pure da solo, quindi ti sostituisco a gennaio, ti vendo. Vediamo se... No. Vediamo se posso fare ancora la conferenza stampa. Ok. Motiviamo i nostri. Vediamo se riusciamo a leggere l'articolo. No. Ma chi se ne frega. Andiamo a salvare. Questa è una partita che sarà sicuramente insidiosa. Giocherò bello coperto, mi sa. Ci copriamo. Non è la partita da... Mi accontenterei anche di un pareggio qui. Allora. Sanabria che non ha giocato, Achini, Unison Freschi, sono tutti belli freschi. Mandi, Bartal, Fedal, Moreno, favoloso, favoloso, favoloso. Sissoko a sto punto qui, per l'impatto devastante che ha avuto sulla partita, non lo toglierei mai. Fuori G, dentro Martinez.
Clinton G l'ho comprato, ma troverà spazio in coppa. Non saprei dove altro metterlo. Canales, certo che poveraccio, anche lui non l'ho mai messo. Starà scocciando. Benedetto, direi che non è il caso di metterlo. Fatto il suo golasso in campionato. Dai ragazzi, se puoi, se si vince oggi abbiamo un mezzo piede agli ottavi di finale, cioè ai sedicesimi di finale. Importante vincere oggi. Loro potranno contare su niente proprio di meno che Gonzalone Higuaín. Hola a todos, hola a todos Hola a menos a ti todos, Manolo y Joaquín. bienvenidos al partidazo de EA Sports. Casi todo listo para que arranque este partido de fase de grupos. Las gradas empiezan a tener color y los jugadores ya calientan. No Bakayoko. se pierdan este choque. El Betis se Uf. enfrentará al Milán. Dale Manolo. Credo che sia qualche problema Lauro Paninsi arriva con questo di, non so se di secondo fondale copyright o alla cosa, fase del perché gruppo. le musiche, l'inno Benissimo dell'Europa League non Zlatan. sono presenti ancora nel Esto gioco. promete. Y tanto que promete. La competición arrancó como un tiro y la intensidad solo puede ir en aumento. En el terreno de juego ya está el Betis, que tendrá que vérselas con el Milan. Milan ha Este es el vinto partidazo que todos 4-1 con esperábamos en el l'Olympiacos e sorteo del sarà la nostra grupo diretta de rivale esta per il primo posto Europa e per il League. passaggio Desde del luego, turno. Manolo, es casi una final y muy anticipada. I Partido de telecronisti máxima dicono che questa expectación potrebbe essere una bajo su finale regente anticipata, Opaco. quindi rende Veremos onore un si po' al coincide entre progetto che los sta mettendo su equipos questo y nuestro Betis pronóstico. Siviglia. Eso es, Manolo, a veces estos partidos despiertan mucha ilusión y Vabbè, luego inutile nada. guardare Pero la yo cazzo confío en que inizio se non c'è veamos el Lino, fútbol del chissà bueno. perché poi. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo Che local. forse ho capito perché non c'è Y Lino, aquí perché io ho vemos tolto las la musica. formaciones. Equipo con 5-4-1. Paco, una táctica muy defensiva, ¿eh? La verdad es que Forse è per sembra que no quello, quiere dovrei arriesgar vedere. mucho en este Mi è venuto partido. in mente Es una adesso. táctica muy conservadora, Prossima partita pensada la sobre lasciamo todo con il para el rischio che ci contragolpe, Manolo. bloccheranno il video per il copyright, ma comunque Vidal concentriamoci sale sulla con partita che già stiamo estrés sbagliando un dall'inizio. sacco di cose. Paco, este equipo va a salir al ataque con un 4-3-3 clarísimo La con temo dos sta partita extremos perché lo muy conosco sto abierto. gioco. Uno de los sistemas utilizados del momento, Klostermann si 4-3-3 inserisce, con chissà la perché, difesa non lo in fa mai. linea. Buena bola. Ha visto el hueco a la... Ma Ha porca visto el puttana, hueco io a la non riesco a izquierda. Quiere capire come sacar un puoi fare un suelto. passaggio del genere. Ah. Por H o por B, yo no sé, pero Gonzalo Higuaín ahí está siempre. Pelotita Mandy, suelta, baloncito impeccabile dentro. nella partita Esta puede precedente. sorprender a Non si può dire cualquiera, lo stesso Manolo. di Se Bartra, coloca che la varilla, mamma mia aparece en Bartra. cualquier lugar Ogni del tanto vengo campo. tradito dai giocatori più forti. Devo Grimaldo. capire perché. Una delle tante cose che Mano devo larga. capire. Sì, Ha Pau. parato con seguridad. Qué buena intervención. Sanabria. Inui Carvalho. Carvalho. Buscando la espalda defensiva. Non ci credo cosa ha parato La saca il Reina. Cioè, portero questi come Bruno secondo portiere, Porta. non Reina. Gran passaggio di Sanabria. Che sono le cose che fa meglio il ragazzo. Che Questo non bien è filtró fuorigioco, con ma intención. figuriamoci. Pipite Higuaín. Montolivo. Meno male che è ricapitata a Montolivo la palla. Está Stavamo intentando rischiando. provocar el fallo del rival. Si lotta a En centrocampo, perfecta Joaquín con posición Biglia, para ponerla. due Era buena mastini. idea, pero evitan el peligro. Mamma mia Carvalho, El pase no che le Dio sale ci con aiuti dai tuoi piedi, ci preservi. Castillejo. El centro se va, saque de Vi puerta. ripeto che non disdegnerai neanche uno streaming zitto pareggio. Bravo Pau. Klostermann. Joaquín Merda. se lleva el balón el equipo Dai per rival. Sanabria. Sanabria. Joaquín Schifo, se schifo. anticipa para cortar. Inui lucha Inui la pelota y credo la che patisca gana. la fisicità del La Milan. jugada Forse è stato un sigue de errore ventaja para el non mettere Milan. Teglio e mettere lui. Carne blu. Guardado. Sanabria. Abbiamo pochi sbocchi offensivi con questo modulo, non ci avevo pensato. Bartra. Però Mandy. ripeto, non voglio rischiare. Klosterman. Montolivo. Qué bien protege el esférico. Nostra. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Joaquín. Guardado con la Usciamo bene da questa pelota. situazione Hay que jugar por difficile. bandas.
puede centrar. Despeja de un pelotazo. Pelotazo. Así se presiona, así se roba. Guardado con la pelota. Está en una situación de crear peligro. Si sporcano tutte le linee di passaggio. Chiaramente il Milan non è il Leganés, non è il Girona. Inui. Guardado con la pelota. Joaquín. Guardado. Cuidadín, cuidadín, que tira. Brutto tiro di Guardado, brutto tiro. Comunque anche il Betis si è ben messo in campo, per adesso non abbiamo rischiato nulla, anzi siamo andati veramente vicini a mettere a segno la prima marcatura della partita. Higuaín devastante di sponda. Tutto quello che fa Sanabria, che lo fa molto bene, Higuaín lo fa meglio. Vamos a estar entretenido. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Solo estamos en la segunda jornada, pero la cosa ya promete espectáculo. Joaquín. Joaquín. Guardado con la pelota. Tanto que si movimenti di Inui son quelli, il primo tempo esce. Castillejo. Pepita Higuaín. Castillejo. Castillejo è un giocatore che a me piace molto. Riusciamo a uscire. Ojito perché recuperan en zona de tres cuartos. Castillejo. Calabria. Il remate non supone ningún peligro. Cioè, veramente. Gli è venuto un brivido lungo la schiena. Questa è un'occasione enorme per il Milan. Anche se un po' particolare. Bella. Sta giocata, bella. Seguir avanzando. Già chiuso. Caspita, però. E Sanabria mette! E si ricorda di essere un campione! E non me l'aspettavo sto signor gol! Bene così! Ci sappiamo anche difendere, chiuderci dietro e ripartire in contropiede quando serve. Non è solo calcio champagne in Siviglia. Betis, vi devo ricordare di chiamarlo Betis perché se lo chiamo Siviglia ci rimangono male. Calciala su, calciala su! Un po' troppo a cazzo questo. Calnaglu, che bien se la devuelve. Está close, apoyo. Está meneando el área rival en busca Simena, de Simena qua. Montolivo. Mamma mia, Joaquín, il vero capitano. Envía el balón fuera de banda. Biglia. Sanabria e Joaquín, pressione condivisa. Bello questo, bello questo. Sì. Passe filtrato. Ma cazzo! Inui non è mancino, purtroppo. Ci vuole Teglio. Tanto Bartra non fa muovere Higuaín, però sbaglia, sbaglia dopo Bartra. Io da Bartra mi aspetto ben altro. Questo mi aspetto, chiusure decisive. Rinvio di Paolo Lopez su Sanabria. Sui piedi di Inui, bella questa. Bella questa! Ah! Un buono spunto qua, però Inui non è proprio in giornata. Il nostro nipponico preferito. Bella sta apertura su Close. Guardado, io non riesco a capire come sia possibile sbagliare questo passaggio. Mi sforzo, va. Mamma mia, Carvalho, mamma che bomber che sei. Ma Dio Cristo, sto Biglia che rompi i coglioni. Ah. Fuori dalle balle, Inui. Dentro Teio. Nos vamos al. Questo dovrebbe essere Higuaín. Mamma mia. Dai, dai, bene, bene. 1-0 col Milan. I nostri tifosi saranno contentissimi. Non è ancora il momento di mettere la difensiva la partita. Grande Sanabria, grande bomber. Si è guadagnato la riconferma da titolare. Martinez in questo momento delude un po' alle volte. Carvalho. Alberto. Tello. Sanabria. Sanabria. Carvalho. Carvalho. Joaquín. Si mette in crisi Romagnoli, penso. Vanno a rinnovare il gioco desde la banda in buona posizione. Buona entrata. Il balón non tiene dueño. Calnaglu. Un po' di confusione,
Castiglieco non sa dove andare. Che ti ha parecido este jugador? Pensa a Moreno. Hasta ahora su gol es el Villa è una cosa partido, así que buena primera. Se gli spacco una caviglia, penso, dal nervoso. Higuaín e Villa sono impressionanti. Están calentando los suplentes del equipo visitante. Manolo, me huele a café, sí. Gracias, Antonio, tomamos nota y seguimos. Castiglieco ce la dura con Moreno. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Buena. Esto huele a peligro, vamos a ver cómo acaba el contraataque. Qué pena, faltó velocidad para aprovechar la contra. Buona questa palla. Menudo pase. Esto puede acabar en gol. Non ci credo, ma non ci credo. Guardado, malefico. Era más difícil fallar que marcar. Pero es que ha querido colocar. Ci voleva questo errore. Se ha descolocado el solito. Ci voleva questo errore, non si voleva, questo era gol. Guardado, perché avevi fatto questo? Como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar. Carvalho está haciendo un partitone stasera, per esempio. Pase. La Liga Santander sigue adelante en EaSport, que recuerden nos ofrecerá próximamente el esperado encuentro donde el Betis se enfrenta. Buona sta palla, buona sta palla. Sí, qué rosso questo, Será el último defensa, así que para mí roja al canto. Ed è rosso. A casa. Atención, tarjeta roja. Tarjeta roja. La defensa ya ha cometido falta, roja directa. Long. Però solamente dovevo tirarla, tenerla com'era. Invece che non, perché non l'ho angolato. Cos'è sta schifezza? Il centro sale della zona di peligro. Moreno, Carvalho, Cassaforte, Klosterman. Se la piden dentro dell'aria. Aleja il balón dell'aria con un despeje. Vabbè. Dai, Klosterman. A Grimaldo, non è Romagnoli. Chi è Grimaldo? Trigueros. Higuaín. Non so chi è Grimaldo, ma adesso era solo e Higuaín non l'ha visto, non so perché. Busca l'opportunità con pazienza, sin precipitarsi. Puede centrar. La Sanzano passò il peligro. Sì, come ne usciamo belli. C'è Higuaín che perseguita Guardado. Carvalho. Apre il cuore da banda. Può centrare. Intensità difensiva. Spero che facciano una patch per i colpi di testa, perché veramente. Joaquín. Sanabria. Joaquín. Chi tocca solito del Betis. La prendiamo noi, Guardado si fa male. Ma Cristo santo. Anzi no, chi è che si è fatto male? Di nuovo Teglio. Che debito. Il cabezazo. Ci mancava che si facesse male Teglio. Antonio, creo que hay movimiento en la banda. Parece que podría haber cambio en el equipo local. El mister llama ya a uno de los suplentes. Gracias, Antonio, no se te escapa una. Puoi anche aspettare a vedere se si riprende, in realtà. Trigueros. Higuaín controlla il balón. El Milan ha encontrato una buona autopista. Qui è solo in mezzo. No, vabbè, non ci credo. Ma prendi solo gol così a FIFA. Cioè, adesso voglio capire. Io voglio capire. Faccio 40 cross a partita e questi mi fanno. Voglio vedere. Devi rientrare e crossare. Ok, io d'ora in poi rientro e crosso. Perché non è normale. Non è normale. Cioè, poi Paolo Lopez può anche fare un passo e pararla. Adesso veramente. Ha conseguito l'empate del partito. Se pone 1-1. Insomma, che cazzo di gol è? Sanabria. Sanabria, chuta porta. Ma vaffanculo, Varena. Bravo Sanabria, bravo Sanabria. Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Manolo. No se ven paradas como esa todos los días. Despeja del centro. Peccato, perché con quei gol che siamo mangiati, buttato via tre punti così. Guardado. Sanabria. L'avrà ben deviata. No, calcia così. Non lo ha puesto entre los tres palos. Pero no ha tirado mal.
Sono un po' contrariato, Penso che si veda, guarda che cosa. Esci Paolo Lopez. Facile per il portiere. Quanto nos queda para que concluya el encuentro? Pues mira, el tiempo reglamentario yo diría que quedan 10 minutos. Solo eso, ¿no? El colegiado decidirá si añade algo. Bravo, bravo, Suco. Suco comunque quando lo metti qualcosa fa, hermano. Joaquín Carvalho. Ma pensa a te. Dobbiamo mettere Martinez al posto di Sanabria qua. Peccato non vincere sta partita. Che gol di Camarena, incredibile! Incredibile! Questo è il gol dell'anno! Incredibile! All'84esimo! Incredibile, pallonetto che ho fatto! Incredibile, riguardiamolo. Questi sono gol. Come che gol di merda che fa il computer. Ragazzi, non sapete quanto sto godendo adesso. Vediamo se lo danno a Moreno, però mi spiacerebbe che puoi vedere che da sti cornuti danno un autogol. Questo cornuto di Rodriguez. Vediamo se glielo danno a Moreno. Trigueiros. Sì, sì, l'ha andato Moreno. Esplosa qua lo stadio, Che golazo! Ben vista! Ultra difensiva e via. El árbitro está a punto de pitar, ya sabes, 2-1, parece inamovible. ¿Cómo crees que va a afectar esto para el futuro? El Betis enfrentará al Atlético de Madrid en su siguiente encuentro. El resultado es justo, el equipo ha sido mejor que el rival. Mira, mira Paco, mira, mira, no los oyen. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave. Claro, Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar. Ahí sale, sale, Klosterman. Klosterman. Joaquín. Sissoko. Sissoko protegge palla. Niente da fare. De dueño. Oye, hermano, ¿cuánto crees que quedan? Apenas un minutito, qué pena para que concluya. No juega el Milan, però. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Me gusta. Non ci posso credere. Castillejo. Bravo, bravo. E vai! E 6 punti, punteggio pieno. Vinta veramente per il rotto della cuffia questo. Che dire, ragazzi? Non puoi battermi. Qua continuo a guadagnare trofei. Riguardiamo sto gol perché godo. Ele! Bellissimo, bellissimo. Vediamo anche il gol di Sanabria, perché merita. Bene, bene così, bene così. Avanti, avanti. Adesso abbiamo la partita con l'Atletico Madrid. Qui saremo, insomma, abbastanza stanchi, immagino. Valencia e Barcellona continuano a vincere. La classifica per adesso è abbastanza convincente, diciamo. Siamo nettamente la squadra che ha segnato di più. Almeno, sì, sì, sì. Uno dei difetti forse di questo gioco è che le squadre segnano poco. Barcellona dopo 7 partite ha già fatto almeno 20 gol. Fanno più o meno 2 gol a partita. E se pensate che l'Huesca ha segnato 4 gol. E noi ci mancano comunque tante squadre di bassa classifica da affrontare. Anche se ci mancano i tre top team. Uno dei quali affronteremo la prossima partita.
Vediamo l'ufficio. Importante arrivare a 6 punti. 5 giorni di infortunio per Teglio, una lieve contusione. La prossima volta ci ritroveremo con un nuovo modulo che coinvolga due punte, Sanabria e Martinez, perché secondo me sono l'attacco perfetto. Andiamo un attimo a vedere la panoramica degli obiettivi. Qualificati per la UEFA Champions League, addirittura. Addirittura. Raggiungi gli ottavi di finale di Coppa di Spagna, l'Europa League non mi danno obiettivi. Riduci l'età media, siamo a 26 di età media. Dovremmo arrivare a 24 entro due stagioni, un po' difficile questo obiettivo qui, vedremo. Chiaramente con Joaquin che se ne va, si ridurrà l'età media perché è un giocatore molto vecchio. E cercheremo di vendere qualche altro vecchietto tipo Inui, che ha ben sopra i 30 anni. Allora, successo in patria, successo continentale. Cioè, vinci la Coppa. Cioè, dobbiamo vincere l'Europa League. Non è che hanno obiettivi molto alla portata. Questo è un obiettivo che credo che riuscirò a raggiungere. Beh, gli abbonati, se non si abbonano con una squadra che fa un calcio così, non credo che si abboneranno più. Avanziamo. Ah, quindi giocatori impegnati con le nazionali proprio prima della partita. Se saranno tutti morti. Questo varrà anche per loro. Paolo Lopez e William Carvalho. O Martinez e Paolo Lopez. Per Martinez addirittura un volo in un altro continente probabilmente. Vediamo brevemente la rosa, infatti sono tutti stanchi. Dovremmo inventare qualcosa. Andremo belli coperti contro l'Atletico, sempre con questo modulo. Anche se da dopo l'Atletico Madrid, come vi ho detto, preparerò un modulo a puntino con due punte. Non è però la partita ideale per testarlo, giocatori stanchi contro l'Atletico Madrid, insomma. Capite bene che... Io direi, ragazzi, che per oggi è tutto. Abbiamo assistito, ahimè, alla prima sconfitta, ma abbiamo anche assistito a una epica vittoria all'ultimo istante contro il Milan con un gol di pallonetto da fuori da 30 metri, 35, quanti erano. E abbiamo sentito anche un roboante 4-0 sulle Ganes e siamo ancora in corsa per i posti interessanti. Da Rebel Semperor è tutto, vi rimando alla prossima live, lasciate un like alla nostra pagina Facebook e anche al nostro canale YouTube. Da Rebel Semperor è tutto, alla prossima.